Da un certo punto di vista questa è la lezione più importante del corso dal punto di vista della teoria. Tutte le parti sono importanti, ma perché l'equazione che vi vado a scrivere adesso è un po' centrale in tutti i temi che noi abbiamo, è l'equazione di Richards. Per avvicinarmi all'equazione di Richards vi ho già introdotto tutti i pezzi che mancano, cioè quale legge di Joule si può usare, come è fatta la conduttività idraulica, che cosa sono le cause di ritenzione idrica e come varia. In qualche lezione precedente vi ho anche parlato di come si può esprimere la variazione del contenuto d'acqua nel terreno in funzione del tempo. Adesso tutte queste cose le vado a mettere insieme. In realtà non le vado a mettere insieme in modo molto complicato. Quello che faccio è un bilancio di massa. Un bilancio di massa che voi avete visto chissà quante volte. L'avete visto sia in termini più fisici, cioè nella spiegazione del moto di un fluido, per esempio, oppure l'avete visto in termini più matematici sotto forma di un teorema. Diciamo che prendiamo un cubetto di lato delta x, delta y, delta z e abbiamo un flusso JV che entra in una faccia, nella faccia in pratica ortogonale all'asse delle x, che quindi ha lati delta y e delta z. E ci chiediamo quale sia il flusso nella nostra faccia del cubetto delta x più y. Il flusso qui a distanza delta x, che cosa sarà? Delta sarà j di x più delta x, espresso in una forma: se io ho un flusso jv di x in posizione x, in posizione x più delta x, avrò questo flusso. Non che abbiamo guadagnato tanta informazione, abbiamo solo espresso quello che si vede nella figura. In realtà questo j di x più delta x posso pensare che sia una funzione che posso esprimere ed espandere in serie di Taylor. Allora quello che ottengo è j di v calcolato nel punto x più la derivata del flusso rispetto ad x per delta x. Poi va a moltiplicare delta y e delta z perché per ottenere il flusso, la portata che passa attraverso l'area, io vado a moltiplicare per la sezione del mio volume di controllo ortogonale al moto. Dopo le formule ve le scrivo meglio. Sì, dovrei, se ci fossero trasformazioni tipo dell'acqua in ghiaccio o in vapore, dovrei calcolare la trasformazione, aggiungere un termine che riguarda la trasformazione, ma di quello non teniamo conto. Allora io voglio calcolare il mio volume di controllo, è quel cubetto che avete visto prima, voglio calcolare la variazione della massa dell'acqua all'interno del volume di controllo. La variazione della massa dell'acqua all'interno del mio volume di controllo è per definizione praticamente la derivata della massa dell'acqua rispetto al tempo, sempre che io possa esprimere la massa in funzione del tempo in qualche modo. La massa però a sua volta la esprimo come la densità dell'acqua, rho v, per il volume dell'acqua, vv doppio. La densità dell'acqua la mantengo costante, quindi non comporta nessuna, la porta posso estrarre dalla derivata e mi rimane rho v doppio per dv doppio su dt. Però noi non ci siamo abituati a vedere
la variazione di massa in questo modo, perché noi abbiamo introdotto il contenuto volumetrico teta v doppio, e quindi voglio esprimere il mio volume, la mia variazione di volume di acqua nel tempo, come che cosa? Beh, posso moltiplicare tutto e dividere tutto per V con S, che è il volume di suolo relativo a quel volumetto. In pratica è il volume del volumetto, delta X, delta Y, delta Z, nel caso precedente. Ma moltiplico e divido per entrambe le cose. Poi questo V con S è una costante, la porto, posso fare l'operazione inversa a quella che ho fatto prima, e vado a scrivere V doppio diviso V con S. Rewind sulle definizioni che abbiamo dato una decina di giorni fa. V con S, V doppio, la parte di acqua liquida diviso V con S, il volume del suolo, è per definizione teta di V doppio. E questa variazione di teta di V doppio su dt è esattamente il modo in cui andiamo a scrivere a noi di solito quando andiamo poi a scrivere l'equazione di Richards. V con S lo teniamo se il nostro volumetto è quello che consideriamo qui, il volume V con S del volumetto non è altro che delta X, delta Y, delta Z, corretto? Quindi per esempio potete già verificare che questo delta X, delta Y, delta Z che compare qui in piccolo, ma che voi vedete bene nelle slide, altro non è che il V con S che ho ottenuto nella slide precedente. Il flusso non avviene solo in una direzione, ma avviene in tutte le direzioni ortogonali, in tutte le, attraverso tutte le facce. Se io avessi un tetraedro, avrei comunque il flusso attraverso le facce, che non sarebbero in quel caso orientate lungo gli assi, ma orientate in modo diverso, ma la situazione sarebbe più complicata da descrivere dal punto di vista geometrico, ma poi arriverei sempre agli stessi risultati. Questo ve lo posso garantire. Quindi noi per calcolare tutti i flussi dobbiamo sommare il flusso che avviene nella direzione dell'asse delle X, il flusso della direzione che avviene dell'asse delle Z, il flusso che avviene nella direzione dell'asse delle Y, e la variazione di massa all'interno del volumetto sarà uguale che con ρV doppio per la variazione del diviso V con S per dV doppio su dt, e sarà uguale alla differenza dei flussi di tutte le facce. La differenza dei flussi in una faccia è questa, con un segno meno davanti, che mi sono dimenticato su tutte le slide che seguono da qui in poi, però c'è un segno meno che va messo ovunque. Allora, qui abbiamo detto che è la situazione che vi ho detto prima, abbiamo il flusso JV doppio per DJV doppio su DX per delta X moltiplicato per delta Y e delta Z, che mi dà la portata che esce da questa faccia, meno la portata che entra, che è JV doppio delta Y per delta Z. Se faccio la differenza, se guardo però tra i due elementi, cioè JV doppio delta Y delta Z meno JV doppio delta Y delta Z, quindi quello che sopravvive sono la parte che contiene la derivata DJV su DX per delta X delta Y delta Z, che noi abbiamo detto essere V con S. Ripetuta l'operazione su tutte e tre le direzioni, ottengo questa espressione. Cioè che il flusso attraverso le facce è uguale alla derivata del flusso attraverso al flusso attraverso X su DX per delta X delta Y delta Z più la derivata del flusso V
rispetto a dy, di nuovo per delta x, delta y e delta z, con la derivata nell'ultima direzione. Questo non è altro che una formulazione fatta così a braccio del teorema della divergenza, teorema che di solito si studia anche ad analisi. Diventa il teorema della divergenza soprattutto quando faccio tendere i volumetti a diventare molto piccoli, cioè infinitesimi. In questo caso il teorema della divergenza, semplificato quello che c'è da semplificare, messo un segno meno, mi dice che la variazione del contenuto d'acqua, θ W nel tempo, che qui è espresso con queste derivate, che sono derivate parziali, perché θ W è funzione di tante cose, ma in particolare se facciamo riferimento alle coordinate, funzione del x, della y, della z e del tempo, è uguale a meno la divergenza, questo operatore si chiama nabla e rappresenta la divergenza, rappresenta esattamente quello che c'era scritto nella pagina prima, quando i volumetti diventano piccoli, di che cosa? Del flusso JW, che qui è il flusso JW l'ho espresso come funzione di psi. Ma anche questo è un passaggio in più. Questa non è altro che l'equazione di... Sì. Io non ho capito dove va il segno meno. Davanti a tutto, nel secondo membro. La legge di continuità è del teta su del t più divergenza di JV di psi uguale a zero. Questo risultato qua manca un segno meno al secondo membro. Non c'è il segno meno perché nel ricavare l'espressione ho fatto la parte destra meno la parte sinistra, in realtà tutto va fatto all'incontrario e quindi ci va un segno meno davanti, ci va un segno meno, una parentesi quadra e chiusa una parentesi quadra qua che si trascina in tutti i calcoli fino in fondo. Sono stato chiaro? No. Allora, la legge finale qua è dθ W su dt più divergenza di J W di psi uguale a zero. O se preferisce dθ W su dt uguale a meno divergenza di J W su psi uguale a zero. No, le convenzioni, sì, l'orientazione è convenzionale, ma l'espressione, quell'espressione è geometrica, non cambia a seconda di come prendo gli assi. Neanche se io prendessi una terna di assi, non so, la z, se la y la prendessi nell'altra direzione, per esempio, questa espressione non deve cambiare. La fisica è invariante rispetto alla rotazione degli assi, tanto per spiegarsi. Non è perché io la descrivo non è come nello specchio di Alice, che se io vado dall'altra parte dello specchio mi cambia la fisica, in questo caso almeno. Nella fisica delle particelle questo può succedere, ma qui no. Riguarda il sistema di riferimento, quando della superficie deforme. No. Adesso qui vi lo... No, non cambia assolutamente. Non è la presenza di questo segno qua, non dipende da come prendo il volume, da come prendo le facce, da come prendo gli assi, da come chiamo e così via.
Questa è un'equazione che in realtà voi avete visto un sacco di volte, tante volte la legge è quell'espressione della legge di conservazione della massa che si chiama equazione di continuità. Cioè, si ha sempre in meccanica dei fluidi quando ad esempio si assume, non è la conservazione della massa, ma la densità qui è considerata costante, quindi moltiplicando tutto per la densità e poi facendo un po' di altre manipolazioni, per esempio perché abbiamo voluto introdurre il contenuto adimensionale dell'acqua, facendo un po' di queste manipolazioni si trasforma, ma è sempre la conservazione della massa, è una legge fondamentale della... Non avrei neanche dovuto aver bisogno di ricavarla di per sé. E il contenuto informativo che ha è una variazione di qualsiasi cosa che in un volume di controllo è uguale a quello che entra meno quello che esce. Non esprime nient'altro oltre questo. E dice perché allora l'abbiamo fatta così lunga? Perché poi ci serve la variazione nel tempo del contenuto d'acqua del suolo. D'altra parte, se pensiamo teta come funzione di psi, cioè della suzione, si può esprimere come la variazione di teta rispetto a psi, ed è quella cosa che noi abbiamo chiamato capacità idraulica. Perde psi su dt, che è la variazione del tempo, quindi di questa della suzione. Suzione che, come ho detto, rappresenta un'energia, anche se noi la rappresentiamo in termini di lunghezza. O talvolta ne parliamo come se fosse una pressione, perché quando noi la andiamo a misurare con alcuni strumenti in cui si manifesta come una pressione. E allora ne parliamo come, in particolare, non una pressione ma una tensione in questo caso. E quella lì è la capacità idraulica dei suoli. Se scriviamo l'equazione nel suo complesso, allora abbiamo la variazione nel tempo di teta, C di psi per de psi su de teta, in alto a sinistra. Questa non è altro che la variazione, è tradotto in formula la variazione dell'acqua che erano in un volume nel tempo, in particolare questo volume è il volume di un mezzo poroso, in cui sussiste una certa relazione fra il contenuto d'acqua e una certa quantità che si chiama suzione, di cui abbiamo parlato a lungo, e quindi compare questo termine in più che è C di psi, che è la capacità idraulica. Il termine a destra invece rappresenta semplicemente il termine della divergenza, dove stavolta ci ho messo dentro la legge di Darcy-Buckingham, perché al posto di JV ci ho messo K di teta V, K che è una funzione di teta, la conducibilità idraulica è una funzione di mille robe, abbiamo visto, ma nel caso particolare mi focalizzo l'attenzione sul fatto che è funzione del contenuto d'acqua del suolo, perché tutte le altre mille robe sono sì, determinano sì K, ma non sono variabili di questo problema. Mentre teta è una variabile del problema. Per quello lì è il gradiente, lo vedete segnato con un segno di vettore, sempre lo stesso segno, il nabla, però con un vettore sopra. Di che cosa? Sarebbe del carico idraulico H, e questo carico idraulico abbiamo visto le volte scorse, altro non è che psi più Z. Quella lì nella sostanza è la forma della conservazione della massa che noi chiamiamo equazione di Richards. Dopodiché abbiamo visto anche, in realtà per prima abbiamo visto quale relazione esiste. Là sopra ci sono due variabili, psi e teta, poi ci sono numerosissimi altri parametri, 5 principali che sono nascosti. E dove sono nascosti? Sono nascosti qui,
perché questa le due, è la relazione che mi collega, teta in doppio con psi, perché sennò altrimenti là sopra avrei un'equazione in due variabili, psi e teta, quindi ho bisogno di un'altra equazione di chiusura che mi correli le due variabili, e queste sono le curve di ritenzione idrica, che qui sono espresse nella forma di Wangen-Hutten, ma potrei esprimerle anche in altre forme per dirla tutta. Compare poi la conducibilità idraulica, e la conducibilità idraulica la esprimo come ho espresso, come l'ho calcolata attraverso la teoria di Mualem, quindi con K con S per un S con E alla nu, per poi tutto quello che sta dentro la parentesi quadrata, di nuovo 1 meno parentesi tonda 1 meno S con E alla 1 su M, per chiusa la parentesi tonda alla M, chiusa la quadra al quadrato. Questo insieme di cose è nella sostanza la vera forma dell'equazione di Richards a cui siamo interessati, cioè l'equazione di conservazione della massa, un'equazione che mi dà un rapporto fra suzione e contenuto d'acqua, e un'equazione che mi dà la conducibilità idraulica in funzione del contenuto d'acqua. Ci sono dentro almeno tre teorie, due, se vogliamo, ci sono due teorie oltre alla legge di conservazione della massa. Uno è una teoria che è quella di Mualem, che mi va a spiegare come si muove l'acqua nei suoli e che mi consente di ottenere la forma della capacità idraulica. E poi c'è tutta la della conducibilità idraulica. Poi c'è tutta l'altra teoria che spiega come è fatta la curva di ritenzione idrica, che pure questa in realtà è legata a come si muove l'acqua all'interno dei pori, perché vi ho detto all'inizio che questa, le curve di ritenzione idrica sono corrette se e solo se io penso che l'imbibimento e l'evaporazione o l'estrazione di acqua dai pori avviene in modo ordinato, cosa che invece non è. Comunque questa è l'equazione di Richards. Poi la posso sviluppare usando il fatto che il gradiente, cioè vedete due termini, ho la divergenza di uno scalare per un gradiente, questo si può mostrare come in teoria potreste o dovreste aver fatto ad analisi 2, che questo è il prodotto scalare di due gradienti, cioè il gradiente dello scalare, che è un vettore, in questo caso lo scalare K di teta di W, per il gradiente del campo che crea il moto, più un secondo termine che è K, la conducibilità idraulica, si chiama nabla quadro, per il, se vogliamo, la divergenza del gradiente, cioè un termine che ha le derivate seconde dei campi che generano il moto, e questo è un termine che poi andremo a vedere, un termine diffusivo, e che fa dell'equazione di Richards un'equazione parabolica. Ok, il primo termine che vedete in giallo, una volta che vado a spacchettare di nuovo questi due termini qua che compaiono in questo gradiente, questo primo termine contiene il gradiente di Z. Il gradiente di Z cos'è? Non è altro che la gravità. È uno quel termine lì, ma uno dove? Nella direzione verso il basso. Perché il gradiente di Z è, in questo caso, D su DX di Z, 0. D su DY di Z, 0. DZ su DZ, che sarebbe
qua non ho specificato, in questo caso sarebbe meno dz su dz, se, dipende da come ho preso l'asse, ma comunque è diretto verso il basso. È un versore diretto verso il basso. Questo secondo termine qua è un po' fastidioso da un certo punto di vista, perché questo C di psi in prossimità per esempio della saturazione tende a essere molto piccolo, quasi prossimo a zero. E questo termine qua all'interno dell'equazione rappresenta la, in particolare questo pezzo, del, questo pezzo di qua, rappresenta la velocità con cui il segnale di psi si propaga all'interno del mezzo. Se C di psi diventa 0, diventa una cosa che si propaga a velocità infinita. La rappresenta nella sostanza la celerità con cui si propaga l'onda di pressione, si chiama in questo caso, che provoca la variazione del campo delle soluzioni. Poi qui abbiamo che cosa rappresenta delta quadro. Delta quadro rappresenta per esempio d quadro su dz quadro di z, questo è 0, quindi quel termine lì compare, no? Dz su dz abbiamo detto è 1, la derivata rispetto a z di 1 è 0, di un numero è 0, quindi sopravvive solo il secondo termine. E come vedete l'equazione si potrebbe descrivere in questo modo qua. Questo termine che compare, che ho definito sotto, è una specie di velocità di avvezione e si può scrivere in questa forma che è una derivata totale. Ma questi sono dettagli che poi in realtà voi vi potete anche in parte dimenticare. Però sarebbero una chiave per capire che cosa succede all'interno dell'equazione, cosa significano i vari termini delle equazioni. Forse un termine di questo tipo lo avete già visto in fluidodinamica, quando voi siete andati a descrivere le variazioni del moto di un fluido, avete delle velocità, di solito vi compare una cosa, per esempio W su dt più U per prodotto scalare, per esempio il gradiente di qualcos'altro, poi lui è una velocità che trasporta la quantità. Questo è un termine diffusivo, e il rapporto fra K, la conducibilità idraulica, e C, la capacità. Conducibilità su capacità idraulica, entrambe, si chiama diffusività idraulica, la dimensione di metri quadri al secondo è un termine diffusivo, coefficienti di diffusione. Nella sostanza, nell'equazione di Richards abbiamo questi tre termini dal punto di vista complessivo. Quello che domina è il termine diffusivo che compare in fondo, quindi l'equazione di Richards è un'equazione parabolica che esprime la diffusione, però dentro ci sono termini anche gravitativo che in alcune parti del moto domina, e c'è anche un termine di avvettivo, di avvezione del segnale, che in alcuni parti del campo di moto può essere importante. Pausa.